Uno scrigno di bellezza che dopo decenni torna visibile è la cappella di Palazzo Portinari Salviati di Firenze, dedicata a Santa Maria Maddalena. Sono serviti 2 anni di accurato restauro per riportarla all'antica luce, per restituirle i colori con cui Alessandro Allori, fra il 1579 e il 1580, l'aveva ornamentata. Un piccolo capolavoro che nel periodo degli interventi ha richiesto cura massima di ogni dettaglio. È stato un restauro molto particolare perché c'è stato un risanamento conservativo proprio, c'era un problema di sali all'interno della cappella e di infiltrazioni pregresse, ma la vera particolarità è data appunto dal ritrovamento della cromia originaria dei colori. La cappella è un raro esempio di pittura olio su muro, composta dalle 3 storie della Maddalena, che si completa con la tavola dell'altare raffigurante Cristo in casa di Marta e Maria. Da Allori sono arrivati lasciti precisi con la descrizione del programma iconografico. Ci dobbiamo immaginare all'Allori come un imprenditore. Lui è un pittore che lavora moltissimo per i granduchi, qui appunto invece è commissionato da la commissione appunto avviene da Jacopo Salviati. C'è un rimando col terrazzo delle carte geografiche appena restaurato alle Gallerie degli Uffizi, perché appunto abbiamo la stessa tecnica esecutiva. La fine del restauro della Cappella Salviati completa il recupero dei 12.000 metri quadrati di interni di Palazzo Portinari Salviati, che dopo l'intervento di LCD Group al piano nobile ospita una residenza d'epoca, ma anche appartamenti di pregio, bistrò e bar.